Ragazzi e bentornati finalmente nella nostra carriera allenatore con il Cagliari. Siamo nel mese di agosto, quindi siamo in pieno calcio e mercato. Come ben sapete sono tornato ieri da Pergine Valdarno, ringrazio tutti coloro che sono venuti, ringrazio tutti i ragazzi che mi hanno accolto a braccia aperte e non vedo davvero l'ora di rivederli. Allora, oggi cominciamo davvero con il calciomercato quello vero. Oggi avremo due partite, che sono quella contro il Carpi di Coppa Italia, importantissima perché voglio andare avanti, perché sapete che è una competizione a cui tengo tantissimo, e poi la partita contro l'Udinese di campionato. In mezzo però avete visto che c'è tanto, ma tanto calciomercato. Come avete visto negli episodi precedenti sono arrivati due giocatori italiani, cioè Scuffet e Tonelli, un difensore davvero straordinario, anche se non è giovanissimo, ma come ben sapete non serve soltanto avere giocatori giovani per far bene, ma anche giocatori di esperienza. E Tonelli è davvero un giocatore forte, però non è vecchio perché ha soltanto 26 anni, è veramente bestiale, ve lo straconsiglio. In più è arrivato anche Scuffet, che dovrà giocarsi il posto però col nostro Cranio perché è davvero forte. Ho messo il 96 a Cerri perché mi ero dimenticato di farlo nella sessione di mercato precedente. E adesso direi di parlare di calciomercato, ma prima di farlo voglio provare a chiedere qualche soldino alla società. Da quello che ho comprato io nella mia esperienza su FIFA, alla società, soprattutto nei mesi estivi, devi chiedere più o meno la metà del budget che ti hanno dato a inizio mercato. Quindi direi di fare una richiesta più o meno intorno ai 5 milioni, mettendo la qualificazione per l'Europa League e lascerei però raggiungere i 16esimi di finale. Anzi, facciamo raggiungere gli ottavi. Ok, proviamo a inviare questa richiesta. Andiamo avanti soltanto di un giorno però, perché arrivano delle email, che è un'offerta per Jonathan Calleri e la società che accetta perfettamente i 5 milioni, quindi accettiamo. Arriva un'offerta da 8 milioni e mezzo dal Werder Bremen per Jonathan Calleri, che rifiuto naturalmente perché i nostri due attaccanti, Calleri e Arauco, non sono sicuramente in vendita. Voglio vedere di potenziare il nostro centrocampo perché abbiamo bisogno di un CDC da affiancare naturalmente al nostro Cataldi. I CDC in questione, comunque CDC o CC, sono: ho messo Koyate della West Ham, giocatore fortissimo, giocatore esperto, Tiote che è ancora più vecchio però è ancora più forte di Koyate. Poi ci sono naturalmente ancora Zocev, Zuccolini che è imprendibile, ho messo anche Osemauri, Fofana e basta, perché poi Correa è un trequartista. Per Rusnak invece abbiamo deciso di interrompere le trattative perché lo pagavamo tanto e dovevamo dare via un giocatore che comunque voi vi siete molto affezionati, quindi Rusnak per adesso salta, poi magari a fine mercato riusciremo anche a prenderlo, ma non lo so. In più ho una mini sorpresa per voi che ho messo tra gli attaccanti, che non so se riuscirò a prenderlo, ma è un nome che vi farò vedere soltanto o a fine episodio oppure nel prossimo episodio. Alcuni dei giocatori che comunque sono nella lista preferiti di quelli che vi ho fatto vedere dei centrocampisti, ho visto che comunque sono in scadenza di contratto, cioè tra 11 mesi scade il loro contratto. Offerta per Di Gennaro. Di Gennaro per meno di tipo 5 milioni non voglio vendere, altrimenti lo uso come contropartita tecnica in qualche trattativa, perché comunque è un giocatore che a me piace, raga, è veramente forte, non è un 74, è un 74 di overall, soltanto che a mio parere può essere tranquillamente un 76 perché fa il centrocampista molto molto bene, poi è davvero un grandissimo tiro. Tiote vogliono 6 milioni e mezzo, Cioè non vogliono cederlo, ma adesso farò lo stesso l'offerta. Idem Osemauri. Fofana 8 milioni e basta. Allora, Fofana e Tiote però sono in scadenza di contratto, quindi provo a fare un'offerta prima per Fofana. Provo a fare un'offerta da 4 milioni, cioè la metà del suo valore. E invece per Tiote faccio un'offerta da 3 milioni e mezzo. Loro ne vogliono 6 e mezzo, quindi più o meno un'offerta piuttosto bassa, ma voglio iniziare a intavolare le trattative. Per Cocev provo a fare un'offerta dando un giocatore che io non uso, tipo Del Fabbro. E poi, perché Del Fabbro comunque è un 70, raga, poi ha forma pessima perché non lo facciamo giocare quasi mai e non mi sono trovato benissimo con lui, quindi terrei Benedetti come terzo difensore in panchina, come primo difensore in panchina, scusate, e poi cercherei di prendere un altro difensore ancora, se diamo via naturalmente il nostro Del Fabbro. Quindi per adesso proviamo a fare un'offerta con Del Fabbro come contropartita più 2 milioni, secondo me potrebbe andar bene, la buttiamo lì, raga. Per Osemauri farei più o meno la stessa offerta che abbiamo fatto al Palermo per Cocev, dando sempre Del Fabbro più però 1,5 milioni. Facciamola così, ok. Provo a fare queste due offerte. Poi soprattutto è un giocatore sporadico alla prima squadra, quindi Osemauri dovrebbe essere più facile come trattativa. Le offerte sono troppo basse. Allora, vogliono 8 milioni per Fofana, non scendono secondo loro. Adesso vediamo di
provare a convincerli, facciamo un'offerta da 5 milioni più un nostro giocatore, ad esempio possiamo inserire nella trattativa anche Fossati, facciamo un'offerta da 5 milioni più Fossati per lui, anzi facciamo 4 milioni e mezzo più Fossati. Così sarebbe un'offerta intorno ai 6 milioni e vediamo come andrà. Perciò se non sono interessati ad Elfa, cambio giocatore come contropartita e metto Fossati più 2 milioni sempre. Raga, Fossati è un buon centrocampista, soltanto che è un over troppo basso. Però sinceramente se non riusciamo a venderlo sono anche contento perché è un giocatore che a me piace, non dispiace comunque. Ok, simuliamo tutto raga, 3, 2, 1, vediamo come andrà. D, B, C, B, D, sale bene, non sa invece gli altri male. Abbiamo una trattativa però in sospesa dallo scorso episodio che io per un attimo mi era sfuggita raga, che è la trattativa per Advincula, il terzino che comunque mi avete consigliato quasi tutti di prendere. Faccio un'offerta per Advincula da 1.300.000 più Balzano raga. Ok, facciamo questa offerta. Abbiamo visto nello scorso episodio che Advincula aveva un valore di mercato intorno ai 5 milioni, 4-5 milioni. Invece salta completamente il Bellerino, raga, perché vogliono veramente troppi soldi. E comunque un giocatore che abbiamo già usato in tante carriere. Offerta rifiutata per Tioté, perché penso che il valore sia più alto di quello che abbiamo offerto. E per José Mauri ancora nada. Quindi aumenterei l'offerta per Tioté un attimo. E in più mi andrei a buttare su un altro giocatore che a me piace, raga. Farei un'offerta da 4.300.000 per Tioté e proverei a prendere un altro centrocampista forte, che però qui servono tanti soldi per provare a prenderlo. Sto parlando di uno dei giocatori più forti in quel ruolo nel campionato italiano, giovane e anche italiano. Naturalmente sto parlando, come avete visto, di Jorginho. Chiediamo informazioni per lui. Advincula, per sbaglio avevo chiesto anche informazioni, comunque il valore è di 5 milioni. E Jorginho non vogliono cederlo, non hanno alcuna intenzione di cederlo, quindi proviamo a fare un'offerta bassa. Noi iniziamo da 6 milioni per lui. Più, non lo so, potrei provare a buttarci dentro in trattativa del Fabbro. Proviamola così, raga. Arrivano 5 mail addirittura. Offerta accettata per Fofana. Attenzione amici, Fofana, 4 milioni e mezzo più Fossati, raga, 3 anni di contratto, possiamo mettere il giocatore importante, farei così, giocatore importante, no anzi facciamo un giocatore chiave, avanziamo l'offerta, raga, se riusciamo a prendere Fofana a mio parere è un acquisto davvero molto ma molto importante, poi lo stiamo pagando anche relativamente poco. Offerta rifiutata dal Palermo, hanno accettato l'offerta di un'altra squadra, quindi purtroppo salta Ciocev, quindi tolgo le email. Avanziamo ancora raga, arriva soltanto un'email, è ingaggio a rischio, ma mi avete appena detto che l'avete già accettata, quindi è inutile che mi mandate queste email. Andiamo avanti ancora, arriva la partita col Carpi, sono 4 email, offerta bassa, però sono interessato al giocatore molto molto bene. Il Newcastle vuole 6 milioni e mezzo. E il Genoa ha fatto un'offerta per Ciocev, basta mandarmi le mail di Ciocev, grazie. Allora, aumentiamo l'offerta per Balzano, farei 1.850.000, buttiamo lì 1.850.000 più Balzano per Advincula. Adesso, bando alle ciance e andiamo a sfidare il Carpi in Coppa Italia. Le maglie vanno bene queste, tempo sera la formazione della super titolare, raga, cambio soltanto la fascia da capitano perché fascia capitano di andare sul braccio del nostro Marco Sau e andiamo a giocare. Tutto pronto, Cagliari Carpi, subito al match. Eccoci qua, turno di Coppa Italia, giochiamo in casa al Santeria contro il Carpi che è da un anno in Serie A e noi ci siamo appena arrivati, quindi è un po' più forte della nostra squadra. Ma faremo di tutto, sapete che io amo la Coppa Italia, quindi farò davvero di tutto per provare a battere questo Carpi. Debutto giocatore Simone Scuffette, che ho sbagliato, gli ho dato il numero 15, comunque cambieremo il nome. Gli cambieremo i numeri, scusate, nei prossimi episodi. E si comincia, è appena cominciata, Cagliari Carpi 1-0, Lollo porta in vantaggio il Carpi. Si vede comunque che è un paio di giorni che non gioco a FIFA, raga, devo riprenderci leggermente la mano. 1-0, Calleri, Sau, dentro per Sergio Arauco, che la fa scorrere, salta due avversari. Fortunato, dentro per Di Arrascaeta, 1-1, il pareggio di Di Arrascaeta, contro le critiche, porta la partita in parità, 1-1, il nostro numero 10. Don Sai in avanti per Arrascaeta. Possiamo andare, Arrascaeta si accentra, con l'esterno per Cataldi, con l'esterno per Arauco. Bellissima azione del Cagliari, Arauco forte forte in mezzo per Calleri. Che anticipo di Jonathan Calleri. Grandissimo gol, 2-1, il vantaggio del Cagliari. Non so se mi sono impappinato leggermente quando c'era il cross di Sergio Arauco, ma abbiamo fatto davvero un'azione spettacolare. Arrascaeta, Cataldi, Arauco dentro, forte tesa per
Cagliari che fa un anticipo da attaccante puro. E infatti è un attaccante puro. Mbakogu 2-2. Il pareggio del Carpi. Mi sono fatto davvero così impreparato, ma Mbakogu ha fatto davvero un grandissimo gol. Rivediamo qui il cross, la palla deviata dalla difesa, poi Mbakogu la fucilata non presa da Scuffetti. Cherry, prova a rientrare, Cherry, col destro, Albertino, Cherry, Cherry, il nostro talento, ci fa passare il turno lui, quasi sicuramente, Albertino Cherry, Albertino non si vende, quindi voglio, come sempre, l'hashtag, non si vende Cherry. 3-2. Dopo due secondi alla ripresa del gioco, dopo il vantaggio siglato da Cherry, finisce la partita e passiamo il turno, torniamo al mercato. Simuliamo tutto, 3-2-1, vediamo come andranno questi, B, C, F, B, B, sale molto bene Murro, il resto nada. 4 mele, offerta ancora troppo bassa per Advíncula, io però raga non voglio dargli troppi soldi, quindi proviamo a fare un'offerta da 1.950. Aumento soltanto di 100.000 in più, sperando che la squadra... No, Fofana inizia a rompere le palle. 60.000 sono pochi, diamo 70.000 giocatore chiave, 3 anni di contratto. Che palle che sei, eh? So che giochi nel Lione e il Cagliari non sarà forte come il Lione, però... Ah, ci hanno dato 50.000, grazie, gentilissimi. Sa che palle, vuoi 2 milioni ti do. 2 milioni e 50. Così, non so perché inserisco quei 50, però vanno bene. Spero vadano bene. Avanziamo ancora. Un'email, due mail. Offerta si sta per Fofana, raga. Ci portiamo a casa un giocatore davvero forte, esperto, ma davvero tanto forte, raga. Che insieme, naturalmente, al nostro Cataldi e agli altri centrocampisti, ci aiuta a fare un piccolo salto di qualità in avanti. Vediamo quanto ha di overall. Fofana ha 76, come Cataldi. Allora, ho chiesto informazioni per un giocatore che in tanti conoscete, perché è un giocatore che abbiamo imparato ad adorare, ed eccolo qua, Mohamed Elionussi. La sua squadra vuole 7 milioni, quindi io provo a fare comunque un'offerta, raga, perché è un giocatore che io davvero adoro. Un giocatore che per me può giocare dappertutto lì davanti e avrà un overall piuttosto bassino, no? Però secondo me possiamo usare qualche contropartita per prenderlo, perché comunque non abbiamo un sostituto naturale di Marco Sau. Anzi, facciamo 3 milioni più del Fabbro. Offerta bassissima, lo so, ma dobbiamo provare a intavolare una trattativa anche per lui. Andiamo a giocare contro Udinese adesso, raga. Prima partita di Serie A per noi, arriva l'esordio in Serie A. Anzi, cambiamo la maglia che poi... Ok, mettiamo queste qua, ok, perché con la bianconera secondo me un po' ci potevamo confondere. Sistemo la formazione, anche se sinceramente lascio questa, tranne metto la fascia da capitano a Marco Sau. Devo ricordarmi di farlo nell'impostazione principale, nel menu principale, per non farlo ogni volta. Udinese-Cagliari, annual match, piove, avete visto. Prima parte di Serie A, Udinese-Cagliari allo stadio Friuli di Udine. Andiamo immediatamente al match, raga, non perdiamoci in chiacchiere dopo l'ottima prestazione in Coppa Italia, dove però abbiamo subito anche due gol, forse per le varie voci di mercato. Adesso dobbiamo convincere ancora Torgi, la mette dentro, Murro. Arauco, possiamo ripartire. Contropiede per il Cagliari. Cagliari ne ha troppi attorno a sé, quindi saggiamente appoggia dietro per Cataldi, che vede partire Fofana. Fofana può andare, Fofana con l'esterno, anzi col mancino, perde Arrascaeta. Uno contro uno, Arrascaeta entra in area, ancora lui, si sposta la palla, vuole far tutto da solo, tira in porta, addirittura buca le mani del portiere di Arrascaeta. Due gol in due partite. Il talento uruguaiano si è svegliato da quando siamo arrivati in Serie A. E vediamo qui la finta, supera l'avversario e poi... Qui mezzo a preparare il portiere che non copre sul suo palo, ma Arrascaeta è stato bravo a capire che il portiere avrebbe sbagliato. 1-0. E finisce qua la partita. Il Cagliari espugna il Friuli 1-0 con la rete di Georgian di Arrascaeta. Allora raga, io direi di arrivare alla partita contro, non mi ricordo se era la Lazio, andiamo a guardare. Sì, è la partita contro la Lazio e poi ci fermiamo lì, perché la partita la farò sicuramente in un episodio che arriverà o domani o dopodomani, e poi andremo a concludere il mercato insieme. Abbiamo quindi ancora una settimana di mercato da fare insieme in questo episodio. Hanno rotto le palle per Advíncula, io prima offrire quindi 2 milioni e 3, dai su, 2 milioni e 3 più Balzano. Ok, Cherry, Fofana, Ixto, Masin e Scuffetti, simuliamo tutto, 3, 2, 1, voglio che Ixto salga infatti e arriva a quota overall comunque 75 e cresce tantissimo Hit, molto bene. Arrivano 4 email, offerta bassa, offerta c'è stata finalmente per il nostro speriamo nostro Advíncula,
dobbiamo però sistemare il budget. Diamo un'occhiata al budget, abbiamo un budget di 5 milioni più o meno, facciamo così. Andiamo in nuovo nelle mail, quindi accettiamo Advíncula, cioè offriamo il contratto, tranne di contratto giocatore chiave. Speriamo che non chieda ancora più soldi. È offerta troppo bassa invece per Elionussi. Del Fabbro non sono interessati, quindi fare un'offerta offrendo Trotta, non lo so raga, perché io punterei su Gabriel Jesus e naturalmente il nostro Cerri. Sono indeciso, tanto indeciso, proviamo a fare l'offerta offrendo Trotta. Trotta più 2 milioni, proviamo a fare questa offerta per lui. Accettiamo quindi il nostro nuovo terzino, cioè Advíncula, un giocatore davvero straordinario nonostante l'età, perché a me piace veramente tanto. Di Gennaro 3 milioni dal Chievo, ne chiedo 4. 4 dal Chievo ne chiedo, anzi sì, facciamo 4. 4 per Di Gennaro. Non so se venderlo sinceramente, ci servirebbero quei soldi. Sono interessato al giocatore, finalmente un giocatore a cui sono interessati, quindi offro 2 milioni e 8, facciamo 2 milioni e 8 più Trotta per Elionussi. Raga, sapete il talento di Elionussi. Purtroppo a me Trotta non mi è piaciuto così tanto. Andiamo avanti, mancano 3 giorni alla partita contro la Lazio. Offerta accettata, offerta accettata. In più arriva un'offerta per Gennaro che qui la deciderete voi, raga. Allora io accetto nel frattempo. Elionussi vuole 40.000. Che palle, quindi dobbiamo andare a modificare un attimo il budget. Speriamo di riuscire a prenderlo subito. Andiamo, qui modifichiamo di poco il budget. Vuole 40.000 di stipendio Elionussi. Però ragazzi, portiamo a casa davvero un giocatore straordinario. Straordinario, che può giocare titolare in qualsiasi punto della squadra. Mettiamo un giocatore importante. Per offerta da 3 milioni e mezzo per Di Gennaro, voglio vedere cosa ne pensate voi, raga, perché non so ancora se venderlo o no, quindi la scelta sta a voi. Allora, due email, offerta accettata per Elionussi, quindi accogliamo con gran piacere Mohamed il talento Elionussi, raga, tanta roba. Avanziamo ancora, c'è partita contro la Lazio che sicuramente simuleremo. Arrivano due email, offerta Camerun e poi nient'altro. Allora, andiamo un'occhiata alla nostra squadra, per adesso è la seguente, con Advíncula che va subito titolare. Poi in porta Scuffetto, ma può giocare benissimo anche Cragno. Scuffetto, visto che contro l'Udinese ha fatto due parate davvero assurde. Poi Murru, Izzo, Tonelli, Advíncula. Centrocampo con Fofana e Cataldi, io farei più così. Sau a sinistra, Deras, Caetano a destra, Calleri e Sergio Arauco. Davvero abbiamo una squadra, raga, strepitosa. Se vendiamo alla fine Di Gennaro al Chievo, che ci hanno offerto 3 milioni e mezzo, avremo 3 milioni e mezzo più un milioncino, quindi sono 4 milioni e mezzo, più i 30.000 di stipendio in più. Quindi potremmo acquistare un altro giocatore, secondo me, abbastanza importante. Abbiamo venuto Trotta, quindi magari potremmo prendere un giocatore per la panchina. A 3 milioni e mezzo ci sarebbe anche Marcos Junior, volendo, quindi potrebbe essere l'ultima trattativa. Io però vi lascio con questa offerta. Poi sicuramente non accetteranno mai, perché ne dubito. È il giocatore di cui vi parlavo a inizio episodio. Sto parlando di Sebastian Giovinco. Però fa un'offerta per lui, contattiamolo subito. E io provo ad offrire in cambio Marco Sau. È quasi impossibile, raga, però proviamoci, buttiamola lì. 1 milione più Marco Sau è un'offerta importante per un giocatore fenomenale come Sebastian Giovinco. E in più provo a fare un'offerta per Jorginho del Napoli. Concludo qui poi l'episodio, raga, vi giuro non vi farò più vedere nulla. Don Sa più 1 milione per Jorginho. Raga, proviamo a buttare via queste due trattative, poi chissà come andrà. Raga, l'episodio è finito, sono arrivati 3 talenti per me, che sono Advíncula, Fofana e naturalmente il nostro Mohamed Elionussi, che sono felice di aver riaccolto nella nostra squadra, cioè nella nostra carriera. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Vi chiedo di raggiungere almeno i 3.000 di piazza, sarei molto contento se apprezzate il mio impegno. E se vi piace soprattutto la squadra che sta nascendo, fatemelo sapere tramite un commento e tramite una marea di mi piace. I link dei miei social li trovate qui sotto come sempre. C'è anche Instant Gaming, se volete comprare giochi a prezzo scontatissimo. Sta per arrivare anche Football Manager 2015, è già uscito, io l'ho già comprato e arriveranno anche video. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Io vi mando un abbraccio enorme e noi ci vediamo al prossimo video.